Secondo giorno di sciopero della fame per il sindaco di Niscemi, Francesco La Rosa, e di sit-in di protesta all'ospedale Suor Cecilia Basarocco. Tutto nasce da un sopralluogo all'ospedale durante il quale è stata constatata dal sindaco la presenza di un solo medico in servizio al pronto soccorso, oltre a turni massacranti per i medici. Da qui la decisione di avviare la protesta e di istituire un presidio permanente all'interno dei locali del nosocomio, almeno sino a quanto non saranno garantite le condizioni minime assistenziali. Intanto una nota è stata trasmessa alla SP2 di Caltanissette e presentata una denuncia alla magistratura. L'articolo 32 prevede delle norme, diritto alla salute, e quando un ospedale che dovrebbe avere in pianta organica 13 medici si ritrova ad averne 6 e 2 in malattia, significa solo 4 medici che furano, pronto soccorso, medicina e chirurgia, significa inefficienza e quindi dare un servizio non adeguato. Quando medici si trovano a sostenere turni di 36 ore pur di garantire, mettendo a rischio anche la propria incolumità, la salute di una città, vuol dire che siamo alla frutta. Da questo momento, o meglio, da ieri mattina il sindaco ha deciso di iniziare il presidio permanente trasferendo i suoi uffici all'interno dell'ospedale e iniziando lo sciopero della fame. Oggi siamo al secondo giorno. Io spero che non mi portano ancora più avanti, non so fino a quando potrò resistere, ma io sono convinto che quando terminerà il sindaco ci sarà una città che sarà disposta a iniziare lo sciopero della fame. Da notizie dell'ASP di Caltanissette, i medici in pianta organica per l'ospedale di Niscemi sono in tutto 8, 3 al pronto soccorso, 2 in chirurgia e 3 in medicina. 2 i posti vacanti al momento, uno per malattia e l'altro per decesso di un medico. L'ASP da mesi si è attivata per reperire personale medico con appositi avvisi ai quali nessuno ha mai dato la propria disponibilità, l'ultimo il 1 dicembre del 2014. Per sopperire alle esigenze sanitarie, oggi è in servizio al reparto di chirurgia dell'ospedale di Niscemi il primario del reparto di Gela, Antonio Tirrò, mentre domani sarà in servizio il primario di chirurgia del Sant'Elia, Giovanni Ciaccio. Intanto pare che dei rinforzi sono arrivati da oggi al reparto di medicina, dove ha assunto l'incarico un nuovo medico, e altri 2 medici prenderanno servizio il 1° febbraio in chirurgia.